Rieccoci con un'altra bella scatolina, o meglio una cesta in questo caso, presa Marzaglia, che andiamo a vedere che cazzo c'è qua dentro, perché non lo so. Partiamo con questa bella radio della Grundigate Boy 3000, bellina, bellina, c'è l'antenna per FM rotta, però la sintonia gira, l'antenna per onde medie pare sana, qua c'è il cursorino del volume per accendere, la tasta FM AM qua nel retro, bella bella, cavo component serio, sarà un paio di metri, ma è un cavo serio, e io amo i cavi seri. Hardischino IDE da 60 giga, vabbè, marcetto. Hardischino IDE da... no, questo è SATA, da 160, vedremo cosa c'è dentro. Hardischino da 80 giga IDE, marcio. Questo invece è un hard disk che ho preso nuovo, della Seagate, serie Enterprise, questo invece è bello, da 1 terabyte. Questo è nuovo, e ovviamente lo separo perché mi è utile per diverse cose. Poi cosa abbiamo qui? Una sonda che sinceramente non so se sia rotta o meno, da oscilloscopi, che infatti c'è anche qui i tastini di scorporo, non scorporo della massa. Qua c'è il suo cavettino a BNC, è un cavettino per, è una sonda per oscilloscopi. Io ho un oscilloscopio che è ancora, diciamo, abbandonato da una persona, sporire in mezzo riparazione, taratura, eccetera. Magari mi sarà utile. Andiamo avanti. La radio della Sony, questa è carina, questa è molto molto carina, l'ho presa perché... anche se era distrutta un po', molto sporca, secondo me è molto carina e va molto bene in onde medie. Andiamo avanti, radio, che non fa neanche troppissimo casino, della Irradio, con antenna che in teoria questa dovrebbe scendere, e infatti ci scende, eccola qua. Irradio FMM, solid state, la sintonia gira, batterie... diciamo che è stato fracassato il portapile, però non sono presenti le pile o FMM. Simpatica, carina, c'è un'antenna FM qua che è stata... no, anzi, qui non c'è l'antenna FM, ma è stata cotta da qualcosa, perché l'antenna FM è dall'altra parte. Però è caruccia. Altra radiolina della Irradio, sempre con custodia che secondo me l'ha un pochettino preservata dalla distruzione totale. Adesso vediamo di togliere la custodia, non facile come sempre, togliere queste custodie qua in pelle è spesso difficoltoso. Vediamo un po', ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Piccolina, FM, AM, anche queste in genere sono quelle che si aprono, no, la parte delle batterie ce l'ha qui, vedo che funziona con 4 batterie da 1,5 volte. Ci sono i cavi che sono stati saldati, attaccati alla buona 250 miliardi di volte, però è carina, è caruccia anche questa, c'è la sua custodia. Vedo qui che c'è la manopola del volume, accensione che funziona, la sintonia che gira, l'antenna FM che è sana, e come l'altro radio, vedete, si può anche girare, quindi è bellina, con la sua custodia poi che un po' la protegge, quindi perché no? Ci sta, adesso ovviamente la custodia possiamo anche chiudere, come vedete la chiudiamo e così ecco che ritorna la sua cosa naturale. Ian Sound M30 micro mixerino, ovvero questo è ovvero tre ingressi, ingresso microfono, ingresso fono e ingresso aux, sul retro presenti, con un output stereo, praticamente anche un ottimo preamp microfonico se uno vuole attaccare uno stereo, utile, carino, simpatico. Poi Walkman della Sony, che registra in stereo, questo l'ho preso perché, come sapete, io mi auguro che funzioni, che così posso finalmente registrare dalla radio. Non so perché qua ci sono questi cavi che sono stati attaccati in questo modo, forse perché c'è la porta, questa qui, power, l'alimentatore distrutta. Io punterò ad usarlo con le pile e è bello che il coso non si chiude bene. Il microfono qua, insomma, la copertura del microfono è un pochetto ballerella, si vede che ha preso qualche urto, ma comunque va bene. Non ha ovviamente l'autoreverso, ma non è che ci si può aspettare più di tanto, e io spero che funzioni. Manca la porta qua, però comunque spero che funzioni benino.
Nel frattempo è morta la batteria dell'Action Cam. Scheda video, Radeon HD 4870. Questa qui, se funziona, era una scheda video top. Una scheda video mitica, molto molto buona, un giga dedicata. Un fracasso di alimentazione che lui, di cui lei ne abbia bisogno, ma ci sta. Ci sta, ci sta sempre. Andiamo avanti. Radiolina Philips, io non so perché questa non l'avevo presa, ma me la sono ritrovata lì. Marco, questa secondo me me l'hai infilata tu, perché questa non l'avevo presa. Perché, a parte che vabbè, è una radiolina con l'orologio, non l'avevo presa perché la parte radio è solo questa qui sotto e non è l'LC da radio. Poi per carità, gira, eccetera, possiamo dire quello che ci pare, c'ha la lucina per accendersi, qua c'è anche il suo portapile che in qualche modo si dovrebbe anche aprire bene, va con tre batterie, queste sono solo per la radio, perché quello per l'orologio c'è il portapile che si vede palesemente che manca, però non la volevo, ma me la sono ritrovata qui. E vabbè Marco, facciamo finta di niente. Questa è un'altra radiolina dell'Irradio, oggi proprio serie in radio. Caruccia, massacrata, però sapete che a me piacciono queste radioline, più sono massacrate più mi piacciono. L'ho presa perché c'ha una bella scala lunga, una bella bella scala lunga, l'antenna FM era sana e poteva essere piacevole, non è che questa l'ho presa, la sono ritrovata perché ho visto che c'è due o tre radio, la sono ritrovata qua, va con quattro batterie, purtroppo manca il coperchietto. Andiamo avanti, ultima radiolina con il cavo fisso, questa è una National Panasonic. Solo e soltanto in onde medie, questa, ragazzi, come sapete, quando ci sono le radio che vanno solo e soltanto in onde medie, io le adoro, e questa veramente è solo e soltanto in onde medie, con la doppia levettina per il tono, doppio coso di accensione. Qua dietro ci dovrebbe essere la possibilità per aprire il vano batterie barra porta cavo, che adesso prendiamo un cacciavite che vediamo se ci aspettano sorprese all'interno. Vediamo un po', lo apriamo, ecco qui, che questo dovrebbe essere fatto anche apposta per mantenere il cavo dentro. Ok, vediamo come si apre, non voglio distruggerla, per cui devo cercare di aprirla in qualche modo. Ecco qui, perfetto, perfetto, si è aperto. Come vedete, qua c'è lo spazio per mantenere il cavo, là c'è lo spazio per le quattro pile di cui ha bisogno, e ci sta. Secondo me ci sta. Nel frattempo io metto anche già il suo cavo dentro, visto che dovrebbe essere stata, diciamo, fabbricata apposta, in modo che il suo cavo, che è questo qui, originale, stia dentro perfettamente, in modo che non rompa. Infatti c'è proprio scritto Place a Secord Here, scritto in inglese, dalla National Panasonic, radiolina molto carina, molto fighettina, e vedete il cavo ci sta alla perfezione qua dentro, e adesso lo possiamo anche tranquillamente richiudere. Questa chissà da quanti anni non veniva riaperta, però è... Insomma, ci sta, è una radiolina piccolina, carina, come quelle che piacciono a me per onde medie. Anche questa è in mezzo a queste scatole dell'Irradio, non me l'aspettavo, ma andava bene. Poi qui abbiamo due telecomandi, un telecomando Inuit e un telecomando della Telesystem, perché qua sotto c'è un decoder, questo è satellitare, direi, sì, satellitare, con due schede, qua c'è ancora la cartina sul display della Telesystem, per cui non so cosa me ne faccia, sinceramente, c'è anche scritto Luca, vabbè. Ma che era qui, e basta. Detto questo, questa è la scatola di alcuni acquisti, e vi saluto al prossimo video.